Una festa bella e ricca di significato per i credenti. Quelli che hanno vate milanesi alle porte della metropoli sono cittadini da sempre, e per gli altri, i molti che sono arrivati in questi anni. La processione dall'oratorio San Luigi con la festa dei popoli che si svolge già da 9 anni. Il saluto per dire grazie a Don Ugo Proserpio, da 14 anni parroco della comunità. La solenne eucaristia nella chiesa di San Gervaso e Protaso Gremita, con la celebrazione vigiliare dedicata ai santi martiri, le cui reliquie il 19 giugno 386 Ambrogio deponeva nella Basilica Ambrosiana, e che proprio dall'abate di Sant'Ambrogio e vescovo ausiliare Monsignor Erminio Descalzi è stata presieduta a rappresentare il Cardinale Tettamanzi, sono state così occasione per riflettere sull'integrazione, per pregare insieme con le letture della messa e le invocazioni al Signore in tante lingue diverse. Una multietnicità che è un fatto, se solo si pensa che a Novate su 20.000 abitanti sono oltre 1.200 gli immigrati regolari, 249 tra loro i minori, a cui si aggiungono un migliaio di irregolari, per una presenza che raggiunge dunque complessivamente il 10% della popolazione. Però per un cristiano è disonore, vergogna quello che è successo, di avere respinto i barconi di questi nostri fratelli che sono andati a morire di fame, di solitudine, di stento sulle spiagge della Libia. Questione che, come ha ricordato ancora con chiarezza Descalzi, interroga il nostro essere cristiani nella testimonianza quotidiana, in ciò che si dice e si fa in chiesa, ma anche, forse soprattutto, fuori. Nella parrocchia dei Santi Protasio e Gervaso veramente gli immigrati, perché gli stranieri non esistono nella chiesa, sono ben accolti, ben voluti e cittadini di tutta la comunità.